Adesso si gioca. Fantocci, dov'è il Fantocci? Fantozzi! Cercatelo! Ti sta chiamando. Fantocci! Oh, eccolo qua. Paolo Villaggio, l'Ischia Film Festival è una rassegna che premia coloro che attraverso il cinema valorizzano le location, e sono tante storicamente le location che proprio grazie al cinema si sono affermate. Beh sì, nel cinema italiano purtroppo Roma, ed è stata consumata, sopravvista fin troppo. Poi un pochettino Capri, fin troppo anche. Cioè l'Italia è stata un pochettino consumata un po' troppo dal cinema, che era cinema romano, poi, ma per esempio non è stato mai usato l'Alto Adige o Sud Tirolo, che è molto bello. Pochissime volte si è girato un film a Torino, anche perché Torino è una città inospitale, un po' cupa, bella, bellissima città. Genova, città sinistra nella quale io sono nato, che sconsiglio comunque di vivere adesso a Genova, perché conosco la sindachessa, una donna intelligente, e mi ha detto: sa, la nostra è una città un po' triste, la sera ho avuto un'idea, escono i turisti alle 11 di sera, all'inizio uscivano disorientati i giapponesi, poi invece ha avuto un'idea curiosa, ha messo delle forche ogni 2 chilometri, ma proprio belle forche con capi e tutto, e a una certa ora, alle 11:30, si impicca, giapponesi. Al mattino poi passa un'analisi urbana, riprende e li porta al macero. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Ci racconti qualcosa del tuo ultimo libro? Dunque, il mio ultimo libro è un libro molto divertente, che si chiama Storia di donne straordinarie. E i personaggi sono inventati. Sono la mamma di Mosè, che è raccontato non come un grande filosofo, ma come uno stronzo, ma stanno sparando anche, sì, tanto per disturbare. La mamma di Mosè, la mamma di Dante Alighieri, che è raccontato come un imbecillone, che scrive anche di nascosto dal figlio imbecille una cosettina che poi è diventata famosa, che si chiama La Commedia. E insomma c'è una riabilitazione di Claretta Petacci, che da piccola rivista, moglie del Duce, eccetera, diventa invece un'eroina e si sacrifica e cerca, perché quando stavano per fucilare lui, buon'anima, il colonnello Valerio, il capo della brigata partigiana che voleva insomma impossessarsi dei lingotti d'oro, si avvicina alla Petacci e dice, questo è un libro, signora, guardi che lei in questa vicenda non c'entra, se vuole le metto a disposizione la macchina, lei va a Milano e poi dalla s'arrangia. Lei l'ha guardata e ha detto, stia a sentire signore, lei mi fa molta pena. Perché? Ha detto lui. Perché lei è uno stronzo, dice, non ha mai capito cos'è veramente una storia d'amore. E si è fatta ammazzare. Posso chiederle se nel terzo millennio la figura del ragionier Fantozzi esiste ancora? Sì, lei per esempio, scusi se la... Beh, esattamente sono vestiti così i Fantozzi, sono mascherati da giovani, hanno queste giacchette così, hanno i capelli impomatati come lei, in più hanno alcuni di orecchini, non al naso ma insomma le orecchie, hanno i jeans stracciati, lei non li ha, ma alcuni proprio vanno a casa. Di questo passo insomma? No, sono vestiti da giovani, da moderni, da felici, da gente emancipata, e invece sono disperati, perché mentre Fantozzi, quello vestito a sellare eccetera, era ben contento del suo destino, era sfigato, non gli fregava niente, nel posto fisso non faceva un cazzo la mattina alla sera. Questi invece hanno perso fiducia nei valori della cultura nella quale sono condannati a vivere. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. +6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit!
Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. Vedo però arrivare con dei gamberi fritti, abbiate pietà di me. E vi dispiace se io ne approfitto biecamente, grazie, oh maestro. Ma questa è una sorpresa. Ne vuole un pezzo? No, no, grazie. No, no, davvero, approfitti. Lei non vuole? No, no, la ringrazio. Il personaggio Fantozzi nasce da un libro nel 72, se non vado errato, insomma, o giù. Cosa parliamo, Fantozzi? Del libro, sì. Lei immaginò che quel libro avrebbe ottenuto quello straordinario successo al punto tale poi da diventare anche una serie di film? No, perché nessuno prevedeva che io, e capiva, che io usavo per promozionare prima le collaborazioni per l'Europeo di Tommaso Gilli a quei tempi che si chiamavano La Domenica di Fantozzi. Poi il libro ha avuto un successo mostruoso perché io la domenica pomeriggio raccontavo in televisione, c'era un solo canale in bianco e nero, io Cocchi e Renato che facevo La Domenica di Fantozzi, un monologo. Poi il libro ha avuto un successo clamoroso, 1,5 milioni di copie. Dopodiché il film, niente. Il film è partito a Roma, al Barberini, dopo Pasqua, cioè è arrivato fino a Natale. Posso chiederle... Del denaro no, eh? No, per carità. Qualche artista, che lei, qualche artista, qualche personaggio del mondo del cinema che lei ricorda con particolare piacere, magari anche qualcuno di cui non conserva, a dirla tutta, un ricordo propriamente gradevole. Beh, guardi, io ho fatto 6 film con un grandissimo, Vittorio Gassman. Vittorio Gassman forse è la persona più leale, l'attore più grande, l'amico più straordinario che ho avuto. Un attore straordinario è stato Ugo Tognazzi. Uno che mi manca molto è Gian Maria Volonté, uno che mi manca molto è Fabrizio Dandè, che non c'entra un cazzo col cinema, fa parte della mia vita. Scusi. No, no, prego, prego. Anzi, a questo punto mi ha fatto venire fame. No, prendi un gambero. Un gambero? Questo così. Peluria annessa. Prego, eh. Vabbè, mi sacrifico io per lei. Se la toglievamo era meglio. Spellato era meglio. Ma c'è neanche qualcuno di cui invece Paolo Villaggio non conserva un ricordo proprio piacevolissimo. Devo pensarci. Cioè di uno sgradevole, un imbecillone. Beh, sono una quarantina, io non ho una lista, però se vuoi un giorno, non adesso, dai.